Damn, son. Bella raga, sono Flane e bentornati, siamo qui oggi ragazzi di nuovo su GTA 5. Perché ragazzuoli, quest'oggi voglio mostrarvi un'altra cosa abbastanza curiosa appunto su questo gioco. Ovvero, cosa succede raga nel caso insomma dovessimo morire e non abbiamo contante per pagare l'ospedale. Dato che ogni volta che praticamente crepiamo, questi mentre siamo ancora tramortiti prendono il portafoglio e ci sfilano i soldi. E basta. Ebbene ragazzi, quest'oggi lo scopriremo. E mi dispiace Michael, è inutile che fai quella faccia, ma quest'oggi tocca a te, perché quest'oggi ritorna il tornado. E ragazzuoli, prima che insomma arrivi a parlare come Gollum, vi invito come sempre a lasciarmi un bel pollicione in su, un bel mi piace, ragazzuoli, che anche quest'oggi non deve essere lasciato in modo normale. Questo è il like, dato che come al solito subentrano le challenge, dovete riuscire a lasciarlo. Dunque il naso è abbastanza recente ragazzi, il mento anche, no? Mi ho dato il sottomento ragazzuoli, quindi quest'oggi like prepotente con il mento. Una volta fatto ciò, commentatemi qua sotto con scritto Aragosta. E così facendo si girerete la like challenge, ragazzuoli, ma direi di partire immediatamente, anche perché Michael non sta più nella pelle. Dico bene Michael? Io non so dove l'hanno imparato, insomma il talebano qua comunque va bene. Buongiorno signora, salve, come sta? Io ho sparato, non volevo sparare, porca troia. Non gliene frega niente, se n'è andata. Cosa mi piace signora, con questo spirito. Come prima cosa ragazzi, dimostrazione che quando si crepa appunto perdiamo soldi all'ospedale. Cosa veramente elementare. Ma dato che mi metto sempre nei panni di Piero Angela, dico cosa avrebbe fatto il buon vecchio Piero al mio posto. Buongiorno. Ecco, sicuramente non si sarebbe fatto saltare con una granata. Comunque ragazzi, adesso appunto arriviamo all'ospedale e vediamo quanti soldi ci spilla. Direi all'incirca 5.000. Meno 3, meno 2, meno 1. Vediamo se ti hanno depredato mentre eri morto. Sì, perfetto. Cioè perfetto no, comunque ragazzuoli appunto come vedete ci spilla 5.000 dollari. E la domanda appunto ragazzuoli è questa: ma nel caso non avessimo del fondo contante, come diavolo facciamo a pagarci l'ospedale? Ebbene ragazzuoli, quest'oggi lo scopriremo. Vengo un attimo qua signore, che insomma non ho voglia di pagare il biglietto dell'autobus, grazie mille. No ma che figo, facciamo scimmie sulle palme simuletto ragazzi, ci sta troppo. Vai verso la palma e oltre. Minchia ragazzi, non ce la faccio più a urlare veramente. Tra l'altro c'è solo una stella di polizia, e se non erro da qualche parte dovrebbe esserci il campetto da calcio. Minchia, se lo troviamo ragazzi ci scappa il derby con la polizia, che è un qualcosa di spettacolare. Buongiorno signori, non vorrei questare i vostri piani, ma sono in dubbio se quello sia un uomo o una donna, poi fate come volete però. Ma come persa la polizia? Io devo fare il derby, venite qua stronzi, porca trotta, dai su, coraggio. C'è un grumo qua sotto assurdo, non lo so, distribuiamo un attimo da bere, cerchiamo di fare amicizia con loro. Buongiorno signor poliziotto, tenga, prima gliela offro io, ecco. La mira è veramente stortissima, salve, lei lo prende da bere o è stronzo? No, è stronzo, dai su, coraggio. Quanto diavolo sta urlando ragazzi, beccato. Perfetto, almeno questo ci sta lei per un drink. No, no, ragazzi si nasconde, va bene. Oh che figo, è arrivato l'aereo che avevo ordinato. Grazie mille signor poliziotto, salve. Ok, perfetto. Ragazzi quello è stato beccato dalla palla, amici, che male. I believe I can fly, I believe I can touch the sky. Penso sia arrivato il momento appunto di spawnare questo fottuto tornado. Ed è leggermente grandicello ragazzi, comincia a dare qualche colpo di lag. Mi ero appunto dimenticato di questa laggosa proprietà del tornado. Madonna santa quanto è grosso ragazzi, quanto diavolo è grosso sto kebab volante, una roba del genere. Salve signor dell'elicottero, avrei una domanda da fare. Ma non è che può per caso parcheggiare il mio elicottero, che dovrei andare a trovare il tornado, che un po' che non lo vedo. Oh grazie mille, molto molto gentile. Allora mi raccomando, minchia tanto lagga. Allora apri il paracadute, perfetto. Ora cerchiamo di agganciare il nostro elicottero al suo, così arriva per terra e non si rompe. In teoria, in pratica non lo so, stia fermo. L'ha preso, sì perfetto. Mi raccomando lo appoggi piano, che se si graffia le rompo il sedere, ecco. Adagio, così, adagio, piano. Madonna santa quanto diavolo lagga. Ok, c'è quasi arrivato. Scusi signor poliziotto, non vorrei essere polemico, ma per caso il mio elicottero si è diviso a metà? No. Ma lei è sicura? Perché io lo vedo a metà? No. No, mi garantisce che... ok. Damn, son. Ma basta, la smetta, porca trotta, che c'è un tornado. Invece di rompere le palle a me, vado a rompere le palle al tornado. Ragazzi, cerchiamo di avere 5 stelle, madonna santa che frullatore. Raga, ho fatto un casino, ho legato tutti con tutti, non si capisce niente. Cosa fa quella che brucia, che vola per aria, ragazzi? Cos'è sta roba? Io non si accorgo che c'è un tipo dietro, no, probabilmente no. Ragazzi, cosa diavolo era quello che volava in piedi? Attenzione, ecco, minchia, che brutta roba. No, ma per l'amor di Dio, ma qua siamo andati fuori di melone. Signor poliziotto, scusi un secondo, però se io mi fermo qua e parcheggio la mia macchina qua dentro, mi fa la multa. Lei invece ci può venire così e non gli succede niente. A me questa cosa, sinceramente, non va bene. Cioè, ragazzi, non solo non riusciamo a fare 5 stelle, ma addirittura sto rischiando di perdere le 4. Se la perdo così la polizia proprio sono gli idioti numero 1, no, ok. A few moments later. Madonna ragazzi, quello diavolo stava volando e noi legati come salsicce quelli. Un secondo, venga qua così appena prende il volo questo gli va dietro e fa, ecco perfetto. Minchia ragazzi, prendo anche fuoco. Dove sta volando quell'altro ragazzi? Missione numero uno, cercare di legare un elicottero ai calcinacci volanti, tipo questa macchina che già esplosa. L'ho presa ragazzi, l'ho presa, attenzione però non lo trascina. Signore buongiorno, si tenga stretta la macchina che c'è un tornado, altrimenti potrebbe perdere. Ragazzi bellissimo,
Raga, è troppo bello. Guardate qua, attaccate anche voi la vostra. E non ci lasceremo mai. Allora, raga, il tornado si sta avvicinando in un modo abbastanza pericoloso, direi. Quindi, dato che, insomma, i ponti offrono rifugio da secoli, io direi appunto di piantarci qua sotto e aspettare che passi la tromba d'aria. Non dovrebbe farci niente. In teoria, in pratica, sono sicuro che mi prende e mi fare, non lo so, qualche giro qua sotto in mezzo ai rottami, mi mescolo con qualche barbone e ci esce un frappè con i fiocchi. Wow, ma nega. Ragazzi, lo sento, sei stata completamente invasa da questo tornado. Cioè, intanto la periferia, diciamo, tra virgolette, portuale. Raga, non so se è normale, ma ci sono delle macchine che girano in verticale, una roba del genere. Cerchiamo di avvicinarci un attimo al tornado. Comunque, la storia per oggi deve ancora prenderci, tra l'altro. Deve ancora prenderci, quindi tanta fottuta roba. Perché appena mi avvicino al tornado, ragazzi, sembra vecchio con l'Alzheimer Simulator. Minchia, lagga il mondo. È una cosa stranissima. Ad esempio, oggi il parrude me lo apre sempre. La volta scorsa non me lo spawnava mai. Comunque, schiva il... Ok, ha schivato il ponte. Schivi il ponte, becchi un lampione. Leghiamo questo palletto così rimane fermo. Il tornado solo prende, se lo risucchia questo esplode, raga. Perché tirato da una parte, tirato dall'altra, non potrà sicuramente resistere. Come diavolo fa a schivarlo, ragazzi? Non è possibile. Vabbè, facciamo le cose manuali che è meglio. Raga, quanto volete scommetterci? Adesso che ci vado sopra, mi arriva il tornado dietro e mi aspira. Sicuro, ragazzi, sicuro al 200%. Tiriamo giusto aereo, perfetto. Aereo, è un elicottero. Io fermo lì da bravo, ok. Preso. Diavolo sta facendo? Mi dia l'elicottero, perfetto, vola fuori, veloce, velocissimo. Minchia, se ci arrivava lei lì che ha attaccato, ragazzi, era un macello assurdo. Un attimo, lei stia tranquillo lì, perfetto. Anche lei la smette, non per le palle, vaffanculo, va attaccando il suo elicottero. E comunque, minchia, se ci prende il tornado, altro che ospedale. Per ricomporci ci vogliono, non lo so, i maniaci dei puzzle, una roba del genere. Vai sopra. Perché è venuto, poi avevo sparto in quell'altro. Comunque, ok. Via, che ci ho trovato praticamente dietro. Veloce, via, via, via. Ragazzi, devo trovare un punto d'appoggio. Tipo qua in cima, vai, veloce. Velocissimo, ok, ragazzi. Superato il tornado. Dovremmo andare subito, tipo, sull'altro palazzo. Non farti prendere, vaffanculo. Ragazzi, ci ha preso. Non ci ha ancora preso in questo episodio. Ciao. Ecco, secondo me adesso proprio. Ciaone proprio alla vita. È stato bello, Michael. È stato proprio bellissimo. Purtroppo, cosa fa? Cammina nell'aria. È vivo, ragazzi, tra l'altro c'è anche il paracadute. Perché, ragazzi, a nulla gli appare, dall'elicottero non gli appare, non finire dentro la tromba. Piano, con gli sganciamenti da paracadute non sono mai stato fortunato. Ma proprio mai una volta, centralo, centralo, vado alla strada, fino a fuori, fino a fuori. Che culo. Dai che l'ha preso, dai che l'ha preso, dai che l'ha preso, dai che l'ha preso. L'ha preso, no, torni con un attimo che c'è. Insomma, il tornado che ha bisogno di lei, ci vada in mezzo. Che, insomma, così il tornado è contento. Però si sta avvicinando un po' troppo minacciosamente. Dobbiamo andarci, ragazzi, da qua. Becca il palazzo, veloce. Vai sul palazzo, dove ha sbattuto, che non c'è niente. Non c'è niente, via, ragazzi, piano B, paracadute, veloce. Velocissimo, aprilo veloce, via, vattene, vattene, vattene. Ok, l'elicottero è stato... Evitiamo di parlare di quell'elicottero, che è meglio, ragazzi, cerchiamo un punto d'appoggio. E direi proprio che questo cantiere faccia il caso nostro. Madonna santa, ragazzi, che salvataggio. Manco Indiana Jones dopo la peperonata a terra, bene. Non volare giù, ma vaffanculo. Che brutta caduta, che brutta male, che male, che brutta roba. Che, ragazzi, Michael comunque è sfigatissimo. Cioè, Franklin sarà sfigato, quello che volete. Nelle cadute, ma Michael proprio è un disgraziato. Ma state tranquilli, guido io, vi attacco alla macchina così potete venire con me, la tenete sott'occhio. Tanto c'è la corda che passa in mezzo. No, vaffanculo, c'è preso il tornado. Quante ignoranti, ci sono loro due che si muovono come dei salami appesi, una roba del genere. Ragazzi, siete ancora vivi? Evidentemente no, perché ci sono arrivato addosso con la macchina. Mi dia l'elicottero, che lei non sa guidare. Vada giù un attimo. Perché, ragazzi, devono essere dei tuffatori provetti. Ogni volta che prendono l'elicottero si tuffano. Apri il paracadute, a terra bene. No, neanche se lo apre a terra bene. No, vabbè, ragazzi, idiota del secolo. Cerchiamo di agganciarci una macchina che prende il volo e vediamo come, insomma, cosa succede, dove va a finire, come rotea. La presa, sì, perfetto. Perfetto. Non c'entrare, non c'entrare, non c'entrare. Scandala via, buttala via, buttala via. E vabbè, c'è di positivo, Michael, che comunque non sei esploso. Cioè, non guardare sempre il bicchiere mezzo vuoto. E tra l'altro ci faccio caso solo ora che abbiamo 5 stelle. Perfetto, diavolo, stiamo andando fuori dalla macchina, veloce. Velocissimo, porca puttana, ragazzi. Che ero, tra l'altro forse ci salvevamo. Non lo so, comunque la macchina... Ma il freno manuale è automatico, ragazzi, è piantata la ferma. Beh, ragazzi, facciamo una cosa. Io penso che, insomma, col tornado ci siamo divertiti abbastanza per oggi. E direi che è arrivato il momento, ragazzuoli, appunto, di andare a provare il nostro trick con l'ospedale. A few moments later. Allora, Frank, il tuo obiettivo principale quest'oggi è morire. Becca il paletto, perfetto. E da qua in cima penso sia... Sì, da qua in cima crepi, vero Franklin? Non so se sei contento di farlo, anche perché secondo me stavi molto meglio sdraiato in piscina. Comunque, via di qua, perfetto. Ciao, che stile della punta Franklin. Comunque, ragazzi, come pochi, perfetto. Spero non mi esplode il gioco perché ho visto una cosa strana. Mia madre. Ok, ragazzi, ci siamo. È tutto pronto. Adesso tutto quello che dobbiamo fare è semplicemente toglierci i soldi. Perché appunto, come vedete, sono morto, mi ha tolto 5.000 dollari. Ne avevo 337.605. E adesso, ragazzi, arriveremo a zero. E voilà, ragazzi, meno 337.605 dollari. Abbiamo
abbiamo zero contante con noi, zero in banca, zero soldi in assoluto, siamo dei fottuti a cattoni e siamo pronti appunto per testare questa cosa. E dato che ragazzi la caduta non era abbastanza ignorante, ho pensato perché non utilizziamo una bicicletta per rendere, insomma, dare un tocco di sportività alla cosa. Non lo so, ma nel caso è stato bello, è stato assolutamente bello. Si sfracellerà come pochi. Ma allora ragazzi, che la cosa del casco è vera. Damn, son. Chiedo bene ragazzi, avevo lasciato tipo il super salto, adesso l'ho cavato, quindi appena arriva per terra ci spappoliamo come pochi. Meno 3, meno 2, meno 1, giù così. Perché il paracadute quando mi serve non c'è mai, è perfetto. Madonna santa che conserva è venuta per terra ragazzi, che roba, ci è venuta una pozza della madonna. Comunque ce l'abbiamo fatto, ci siamo massacrati e ora vediamo cosa diavolo succede. Vai che ci sei, vai che ci sei, vai che ci sei ragazzi, ci hanno curato e attenzione ragazzi, non succede niente. Cioè vuoi dirmi che se non c'ho soldi mi curano gratis? Ma aspettavo, non lo so, qualcosa di negativo. Oppure che mi curavano, non lo so, giusto 3 tacche, una roba del genere. E niente ragazzuoli, io questo proprio non l'ho capito. Perché appunto non mi cava i soldi? Perché non mi mandi in negativo? Perché appunto non mi cura meno della mia salute? Non mi dà qualche deficit? Non lo so. Anche se ragazzuoli, a giudicare bene dalla sua faccia, probabilmente o l'ho curato un veterinario o hanno usato i medicinali scaduti di qualche anno fa. E niente ragazzuoli, io direi di poter terminare qui questo video. Insomma, non lo so, cioè non so cosa dire sinceramente. Io speravo appunto mi facesse qualcosa di strano. Purtroppo non fa una... Io comunque ragazzi termino qui questo video, spero che vi sia piaciuto e se vi è piaciuto di lasciarmi un bel mi piace, un commentino, iscrivetevi al canale, se volete trovate Facebook o Instagram in descrizione, nei commenti, come al solito ragazzi, e che dire, questo non sarà l'unico video del giorno ragazzi, vi ricordo che le 19 uscirò video di next, quindi non perdetevelo, e che dire, qui da Flame e dal nostro Michael, è tutto. Damn, nigga. Mi chiamo TJ, he vuelto a mi ciudad, como se nota que aquí faltaba ya. Casi que no reconozco al barrio, ho matado a mi madre, balaste el adversario. Voy a vengarla con los Grove Streets, desde Rider, Big Smoke hasta Sweet. Cárgame mi M16, voy a matar a todo el que se cruce como lo veis.